Ho la soluzione. Pronto. Ma dove cazzo sei finito? Guarda che qua sta per venire la finanza, siamo nella merda! Ma ci sei, cazzo, rispondi! Francesco? Io esco dalla società. Non voglio più condividere niente con te. Lo sai solo tu quello che hai combinato. Io sono stanco. Non ho più voglia di restare qui a risolvere i tuoi casini. Ma Marco, scusami, scusami se ti ho fatto incazzare, ma adesso ho bisogno di te. Ho bisogno che tu venga qui. Non te ne puoi andare così, non mi puoi lasciare così nella merda! Ci conosciamo da 10 anni, cazzo! Senti, sono stanco di tutto questo. Voglio pensare ad altro. Noi non siamo più quelli che eravamo un tempo. Dovresti averlo capito ormai. Tu sei cambiato. E adesso sono cambiato anch'io. Marco, ragiona, ragiona, ragiona! Ascolta, ho ragionato fin troppo, chiaro? Ci rivediamo per liquidare la società. Buona fortuna. Cazzo! Credo di avere bisogno di un nuovo socio. Magari una socia. Dai, andiamo al ristorante. Fai? Niente. Guardo l'autunno. Che uomo sensibile. Proprio come quando ci siamo conosciuti, eh? Non è che me lo devi ricordare tutte le volte. Sì, lo so. Le persone cambiano. Ma spegnerlo mai, eh? Cambiano un po' per volta. Pronto, ciao. Ciao, sono io. Mi aspettavo chiamassi. Allora? Allora ho buone notizie, ma non dir nulla per il momento, Sofia, mi raccomando. Va bene. Senti, Marco, tu lo sai che giorno è oggi, no? E non credi che sia il caso che tu venga a salutare tuo nonno? Forse sì. Va bene, ti aspetto. E porta con te anche Sofia, mi raccomando. Va bene. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Dimmi. Giovanni. Mi ha detto che vuole vederci. Ha una cosa per te. Cosa? Non lo so, ma credo lo scopriremo presto.
qui che ci dobbiamo incontrare? Sì. Mi ha chiesto di vederci qui. Vuole che saluti mio nonno. Oggi è l'anniversario della sua morte. Ciao Giovanni. Ciao. Ciao. Eccoci qui. Come stai? Bene, grazie. E voi tre? Bene. Mi dispiace avervi fatto venire fin qui, ma avevo delle cose molto importanti da dire ed era necessario esserci tutti. Nonno compreso. Sofia, diventare socio del tuo ristorante, devo dirti che è stata una delle cose più azzardate della mia vita. Ma oggi posso finalmente dire che ne è valsa la pena. Guardate cosa vi ha lasciato il nonno. Credo che mio nonno si fosse dimenticato di dirti quanto eri brava. E io quanto credo in te. Cioè? Hai la stella. Abbiamo la stella. Ragazzi, io devo tornare al ristorante. Ma sappi, Sofia, che è adesso che comincia il difficile. La stella è una grande responsabilità, è qualcosa di veramente molto impegnativo. E se ti è arrivata è soltanto perché te la meritavi. E grazie. Presto ti arriverà anche qualcosa di ancora più importante. Non smettere mai di avere un contatto con le tue radici. Solo così potrai avere dei frutti veramente buoni. L'hai fatta piangere, Giovanni. Io? Dai, non piangere, non piangere. Pensi invece che hai un ristorante da mandare avanti. E visto che al momento è in mano a Giulia, sarà bene correre subito a casa prima che sia troppo tardi. Ciao, ragazzi. Ciao, Giovanni, grazie di tutto. Grazie. Sei stata bravissima. Brava. Ma il merito è solo suo. No, il merito è tuo. E soprattutto tu. Sarà, ma io la stella la voglio dare a lui. Thank you.